Il Prato cerca il tris. La squadra bianco-azzurra, reduce dalla vittoria esterna sul campo della San Maurese, cerca altri punti salvezza nella sfida casalinga contro il fanalino di coda Certaldo. Una partita sulla carta abbordabile vista la caratura e i numeri degli avversari, ma la sfida di andata, nella quale il Prato venne superato per 1-0, deve essere d'ammonito per la squadra del tecnico Maurizio Ridolfi. Sono partite particolari da prendere sempre con le pinze, perché comunque spesso la classifica può ingannare. Come ho spesso detto, queste partite sono complicate perché magari si pensa che siano di un altro tasso di difficoltà, ma in realtà ogni partita è a sé. Noi non dobbiamo guardare classifica né niente, anche perché noi non siamo in una condizione di poterlo fare, e ogni partita deve essere per noi una partita, diciamo, cruciale, una partita fondamentale, e così la vogliamo approcciare. Per la sfida con il Certaldo, il tecnico bianco-azzurro dovrà rinunciare a Sadek, squalificato, e Cela, ancora infortunato. Da valutare le condizioni degli acciaccati Moreo e Gargiulo. Sarà un Prato avanti tutta, alla ricerca della terza vittoria consecutiva. Dovremmo rimpiazzare Sadek, che comunque dalla partita di domenica è l'unico assente e comunque è stato sempre presente, quindi ora come ora sarà quella la valutazione da fare. Poi altre cose non credo ci siano da valutare, perché comunque l'organico è a disposizione, tranne ovviamente Cela e Sowe, che sono ovviamente infortunati per le motivazioni che sappiamo, per cui non penso ci siano grandi cose, salvo che comunque possa succedere qualcosa. Mi auguro di no, ma spero che se ci dovesse essere un cambio sia semplicemente per una scelta diversa, ecco, tecnica. Il Certaldo arriverà al Lungo Bisenzio, reduce da 4 sconfitte consecutive che hanno minato nel morale la formazione del tecnico Ramerini, ultima in classifica con appena 14 punti. Non solo del Certaldo, ma un po' di tutte le squadre, temo semplicemente che la partita si possa incanalare in binari sbagliati, perché ripeto, dipende sempre da come riusciamo noi ad approcciare la gara, a portarla su quello che vogliamo. Temo semplicemente che ci possa essere semplicemente un calo per quanto riguarda la concentrazione, ma mi auguro assolutamente di no, perché le due vittorie che abbiamo fatto non devono farci pensare in maniera diciamo rilassata, ma ci devono dare coraggio per continuare, perché ora noi dobbiamo continuare, siamo riusciti a farle, le abbiamo volute, le abbiamo cercate, e adesso dobbiamo semplicemente continuare qualunque esso sia l'avversario.